dalla Villa di Arianna per la presentazione dei nuovi ambienti recentissimamente aperti al pubblico, per presentarli nella loro grandezza, nella loro bontà. Intanto, qui sulla collina di Varano, godiamo il panorama costituito dal Vesuvio, elemento determinante per la scelta di questo posto, e soprattutto godiamo dell'ampia vista del Golfo, oggi un po' afosa, quindi l'orizzonte è limitato. La storia di questa villa inizia nel 1756, secondo gli ordini dati da Carlo III di Borbone, arrivato già da qualche decennio nella provincia di Napoli, nella capitale di Napoli, e in carica, visto i ritrovamenti fatti, i suoi genieri militari, di eseguire degli scavi. Era un tipo di scavo non metodico e scientifico come quello odierno, ma era uno scavo del tipo ad asporto, entrare negli ambienti e portare via i pezzi più interessanti. Tra l'Alcubierre, che inizia a scavare a Ercolano, a Pompei, Stabia finisce nelle mani di Carl Weber. Perché sottolineiamo la partenza con questo personaggio? Carl Weber è un matematico, quindi ha una visione e un'ottica razionalistica e precisa. Mentre gli scavi degli Alcubierre sono accompagnati da appunti o stracci di appunti quando ci stanno, quelli di Carl Weber sono delle vere e proprie piantine, sono delle vere e proprie meticolosità che forniranno già dagli inizi la parte borbonica, la vediamo qua, disegnata e rilevata, anche solo attraverso un sistema di scavi fatto con il tunnel per accedere agli ambienti e asportare mosaici e quanto poteva esserci di interessante. Prevalentemente il materiale preso a quell'epoca finì nel Museo di Portici, l'Ercolanensis Museum, che è nella reggia di Portici, e poi a sua volta trasferito e sistemato nel Museo Archeologico di Napoli. Ma andiamo a vederli questi ambienti.